Buonasera Presidente, buonasera consigliere e consiglieri. L'interrogazione verte su due punti essenziali, quello della richiesta di valutazione di impatto sanitario e quello di una richiesta di una valutazione su possibili ripercussioni nel tessuto economico, produttivo e immobiliare della città. Va detto che la valutazione di impatto sanitario è concetto elaborato a livello europeo, come combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenzialmente potenziali sulla salute dei cittadini di piani, progetti e azioni, che nasce un concetto che poi deriva dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, il quale stabilisce che nella definizione e applicazione di tutte le politiche e attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di protezione della salute umana. In Italia, come spesso accade, questi orientamenti europei non hanno avuto traduzione normativa. Non c'è una disciplina della valutazione di impatto sanitario. Ci sono state esperienze messe in atto, per lo più a livello regionale, in particolare in relazione al piano rifiuti di Firenze del 2004, in Emilia-Romagna per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, nel Piemonte e nell'Abruzzo sono state elaborate da un istituto specializzato delle linee guida. Quindi non esiste una norma che disciplini questo tipo di procedura, che ovviamente però può trovare ingresso in una valutazione più ampia di impatto ambientale. Va detto che riguardo la tematica, l'amministrazione comunale ha agito su vari fronti, innanzitutto nelle osservazioni che sono state inviate dalla commissione consultiva presieduta dal professor Cappelli, documento inviato a tutte le autorità competenti, quindi Ministero, Regione e Provincia, si dice impatto dell'attività sulla salute dei cittadini. La documentazione presentata non contiene valutazioni specifiche sugli effetti acuti e cronici potenzialmente causati sulla popolazione residente dalle attività di progetto. Lo stesso rilievo troviamo nella relazione dell'Istituto Terre.it, incaricato dall'amministrazione comunale di San Benedetto, nel quale viene detto rispetto a quanto già fatto dalla ditta si ritiene opportuno effettuare una valutazione specifica degli effetti acuti e degli effetti cronici, sia di tipo cancerogeno che non cancerogeno, potenzialmente indotti sulla popolazione residente a motivo della costruzione ed esercizio della centrale di stoccaggio, allegato alle osservazioni. Sempre allegato alle osservazioni c'è una nota della ASUR a firma del dottor Luigi Persiani, che così conclude: tutto ciò premesso, ai fini della salute pubblica, si ritiene che il gestore dell'impianto di stoccaggio debba, ex lege, necessariamente in modo inequivocabile, dichiarare e documentare che l'esercizio nell'impianto di cui trattasi non arrechi alcun nocumento alla salute, specificando chiaramente i metodi e le cautele a tal fine adottate, che dovranno essere sottoposte a accurata valutazione dai competenti organi tecnici regionali e ministeriali. Infine, la diffida a cui accennava la consigliera Ferritto, anche questa è stata indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia, al signor Sindaco del Comune di San Benedetto, è stata anche questa inoltrata in allegato alle osservazioni della Commissione Cappelli, anche questa è stata allegata e inoltrata alle autorità competenti. Mi pare che, non essendo configurabile una procedura formalizzata, il Comune, l'amministrazione comunale, abbia fatto più di quanto poteva per sollevare il problema a tutti i livelli, allegando dati, perché quello che ho letto della relazione di Terre.it è un estratto, ma poi c'è un'argomentazione e ovviamente un'introduzione di argomenti a sostegno. Per cui, sinceramente, mi pare che l'invito sia stato accolto, che la problematica sia stata sollevata e che forse spetta agli organismi regionali, ripeto, non per norma di legge, ma in analogia con esperienze simili, eventualmente di affiancare alla procedura di valutazione di impatto ambientale anche una valutazione
l'impatto sanitario. Stesso discorso per quanto riguarda gli effetti ricadute sull'economia locale, la relazione della Commissione Cappelli, ricadute sull'economia locale, quella in fase di costruzione dell'impianto è la stessa di qualsiasi nuovo insediamento produttivo. No, credo che qui ci sia un errore. Va bene, in ogni caso riprendiamo terre.it. Nello studio di impatto ambientale non è presente una vera e propria analisi costi-benefici del progetto, che metta in gioco l'eventuale depauperamento di un ambito periurbano e di una città che da tempo incentra in un tassello importante la propria economia nel turismo balneare, sempre più dipendente dalla qualità dei paesaggi che costellano il centro. Occorrono pertanto fornire le seguenti integrazioni, stimare gli effetti socio-economici in relazione all'insediamento e così via. Anche qui tutto ciò sta al Ministero, alla Regione, alla Provincia, quindi anche questa problematica è stata in sede istruttoria dall'amministrazione comunale sollevata. Quanto alle possibili e non auspicabili richieste di risarcimento danno, è chiaro che anche qui la configurazione di una responsabilità del Comune, che non è responsabile del provvedimento, appare abbastanza remota, anche perché in ogni caso questa presumerebbe una illegittimità degli stessi provvedimenti che sono stati adottati.